Salve ragazzi, benvenuto ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi voglio portare in risalto perché ho notato da YouTubers, naturalmente, che ci sono centinaia e centinaia di video che vengono fatti da vari personaggi, da All About Partnership, per esempio uno che mi viene in mente, e poi ne ho visti tanti altri, insomma, su come fare avere la partnership. Allora ragazzi, dato che ho fatto un'attenta ricerca, un'attenta analisi di mercato, sia sui siti, naturalmente dove c'è un forum, dove ci sono le aziende, come sono posizionate, vedendo anche il valore reale dell'azienda, se quanto è visitato, quanto quindi anche essa stessa è un'azienda a livello concreto, che comunque sia appetibile al pubblico e viene ascoltata e viene anche visualizzata, naturalmente, a differenza di YouTube. E YouTube, sì, è naturalmente è una cernita di una cernita, bisogna fare anche sulle visualizzazioni molto spesso. Logicamente io vi voglio portare alla risoluzione di questo problema, dato che io ho fatto un'attenta ricerca che è durata 15 giorni per risolvere questo dilemma, questo enigma. Allora, ragazzi di YouTubers italiani, soprattutto lo dico naturalmente da italiano, quello che io voglio dire, voi trovate il vostro account non valido, il vostro paese non è valido quando andate a cliccare sulla monetizzazione. Naturalmente dovete spendere le mie parole senza farvi vedere il computer come ho visto tutti gli altri che fanno, che naturalmente vi ingannano pure facendo vedere quei video, insomma, video che vi portano alle parole, alla visualizzazione dei nomi dentro il computer. Ma penso che sappiate anche da voi cercarvi i nomi che io vi citerò. All About Partnership, andate a cercare, sono due farlocchi, due gente che vende merende, come tanti altri vendono altre merende dicendo che si monetizzava cambiando il nome, dicendo che non sei italiano ma sei del Regno Unito, prese per il culo, insomma, e hanno fatto visualizzazioni così, insomma, perché poi sono andato a notare, non hanno né partnership con nessuno, né sono affiliati né hanno partnership. Comunque si parla sempre di partnership, ok? Che poi la partnership ce l'hai con YouTube, ha un valore, ce l'hai con altre aziende, ha un altro valore. Però è una partnership, vuol dire che tu fai un accordo economico con una persona per metterci pubblicità dentro. Poi voglio dire, se si è fatta questa distinzione, perché naturalmente la YouTube è quella che paga meglio, quindi viene vista partnership nel senso vero e proprio del termine, mentre l'affiliazione è quelle che naturalmente ci tengono una parte dei tuoi guadagni per darti di meno, naturalmente. Ma è normale, esistono queste realtà economiche perché lo stesso YouTube, diciamo, non canalizza più interesse a creare che tutti i milioni di YouTubers li metta sotto di sé a creargli le inserzioni, ok? Perché non vuol perdere tempo, perché non sa poi la validità di queste persone e quindi per tanti ovvi motivi preferisce a crearsi dei cavalli che lavorano per loro, ok? Perché tanto non è che li pagano di più questi cavalli, li pagherebbero come voi, solo che essendo noi piccoli YouTubers del nostro mestiere, non vedono un interesse di canalizzarlo come cliente proprio, diretto, allora creano un mondo indiretto, tutto lì insomma. Questo è, mi dispiace dirvi questa notizia, sì, se non avete 10.000 visualizzazioni minimo al mese, non avete possibilità, a meno che non conoscete attraverso altri vlogger o altri YouTubers che hanno ciò, allora vi aggiungete a lui con i vostri video e avrete la partnership di YouTube. Insieme al vostro amico che già ha quello share lì di ascolto, ok? Naturalmente vi pagano più o meno da 1 ai 3 dollari a seconda di ogni 1.000 visualizzazioni e poi dipende anche dalla partecipazione al video, viene pagata sia l'iscrizione che il mi piace. Naturalmente quello che viene pagato, quello che a soldoni trae maggior guadagno è la visualizzazione della pubblicità, è la visualizzazione del vostro video, è la cliccata sulla pubblicità. Questi sono, diciamo, dei moltiplicatori l'uno dietro l'altro, ok? E quindi vi può dare da 1 a 3 dollari 1.000 visualizzazioni al giorno, ok? Se però non volete, c'è anche un sito per chi guarda solo i video e vi danno tipo 50 euro al mese guardando tutti i video. Poi se riuscite a trainare 100-200 persone a guardare i video sotto vostra indicazione, prendete i soldi anche dei 300 amici che guardano i video e quindi moltiplicherete. È molto difficile, è arduo, come è arduo guadagnare 2-3 mila euro con YouTube naturalmente, molto difficile. I consigli ve li dà impresapratica.com, non mi paga, però ve lo dico che mi sembra abbastanza una persona sensata in quello che dice.
Vi voglio dire, tutto questo è il mondo delle partnership non concesse da YouTube, perché vi dice l'account che non è valido, naturalmente. Se andate a vedere l'account AdSense non potete magari fare la richiesta. Se andate quindi a cercare di cambiare il vostro paese, non vi danno la possibilità comunque sia di chiedere soldi alla YouTube per mettervi la pubblicità, ma dovete affidarvi da queste aziende, ve ne dico un po': AdRev, TGN, Machinima, Vevo, Bazzi My Videos, Social Blade. Poi ce ne sono ancora altre di network della pubblicità. Più o meno c'è la TGN Italia, che è una sola, molti la pubblicizzano, grande, grande, sai, ci vogliono almeno, mi sembra che parlavano, gente che senza che mi sembra, insomma, 10.000, no, 1.000, oltre 1.000 visualizzazioni al giorno volevano, ok? Anche questi sono una baggianata. Purtroppo loro non hanno una lira, naturalmente, e quindi logicamente non sanno nemmeno loro dove andare a parare, ok? Poi Machinima è nata per i giochi, ma si uniscono anche quelli che fanno tant'altro. Vevo è solo per il mondo della musica, si è specializzata in quello. Naturalmente Bazzi My Videos è un sito che c'ha sì e no 60-70 persone che lo visitano. Tu pensa un po' se possono avere tanti YouTubers connessi con loro, se già il sito in sé per sé c'ha 60 persone. TGN Italia non ce l'ha per niente. Questo vi fa capire se un'azienda che è affiliata con la YouTube e avesse tanti YouTubers con la loro, che naturalmente hanno fatto un accordo con TGN Italia, avrebbero un sito e si vedrebbe quanta gente avrebbe naturalmente la partnership con TGN Italia. Invece loro il sito non ce l'hanno, proprio per dare meno trasparenza, non perché sono più bravi, perché vogliono più visualizzazioni. Come dicono tanti, la Social Blade prende anche le lumache. Prendere le lumache è una scelta commerciale. Sì, dà la possibilità a tutti, tutti. Diciamo, devi avere un minimo di requisiti, perché poi anche nella sua pagina di Social Blade andate lì, mettete il nome dello YouTuber e vedete con chi c'ha la partnership. Per esempio, un nostro amico, Mr. Nichilista, c'ha la partnership con Social Blade. Un altro nostro, non un amico, Serafino Massoni con YouTube, per esempio, ed è posizionato in una certa maniera. Questo è quant'altro. Però sugli Social Blade, se andate a vedere il valore del sito, è un sito che macina 15-16 mila persone al giorno che vanno su quel sito, ok? Quindi 15-16 mila persone che vanno su quel sito vuol dire che un po' di gente l'ha canalizzata, ok? Dentro con degli accordi, perché non è un sito in cui la gente ci va se non proviene dal mondo di YouTube, ok? Ci va è del mondo di YouTube. Non penso gente così che naviga a basta, perché è posizionato per gli YouTubers sul motore di ricerca, quindi è ciò. E lì vedete tutte le statistiche degli altri, come io ho fatto, vedete con chi ha la partnership, naturalmente, e se non ce l'ha la partnership, e sulla pagina che andate a vedere sulle statistiche, mettendo il nome del canale, logicamente, mi raccomando, come hanno detto alcuni, mettere il nome del canale sotto il video, non l'intestazione, il nome così fantomatico che si dà, proprio il nome con cui è stato caricato il video. Quindi mi raccomando, gli spazi, gli apostrofi, le maiuscole, le minuscole e quant'altro, ok? Vedete e poi comparite le statistiche del mese, vedete il rendimento. Poi se in fondo alla pagina, nell'angolo a destra, trovate Apply, Apply, by Partner, vuol dire che potete chiedere la partnership a Social Blade. Se quella cosa non vi compare, vuol dire che siete lumache anche per Social Blade. Quindi preoccupatevi, fate altro, insomma, ok? Poi fare milioni, fare migliaia e migliaia di euro è molto molto difficile, ok? Ci sono altri modi per poterlo fare. Se volete dei consigli su come poi avere le visualizzazioni, ve le darò nei prossimi video, ok? Quando ho, diciamo, ancora più di argomentazioni. Però quello che vi voglio dire, ok? Se lo fate per autocompiacimento, perché vi piace parlare, manifestare la propria idea, fatelo tranquillamente. Se volete naturalmente avere il massimo a livello di pubblicità o di introito con YouTube, minimo dovete ottenere 10.000 visualizzazioni al giorno, logicamente. Se invece volete avere qualche soldino, e logicamente c'è Social Blade che vi accoglie a braccia aperte e vi dà i soldi, minimo 50 euro per avere l'assegno o la PayPal caricata del vostro assegno. Naturalmente sono abbastanza visibili, perché vi dà il 60% di quello che è la monetizzazione che vi dà YouTube, perché una volta che avete la partnership avrete i video monetizzati da YouTube. Solo che i soldi che monetizza YouTube non li avete, perché li ha Social Blade, però ve lo rende monetizzabile. Social Blade vi dirà 60% di quello che vedete nei vostri video.
che già vi dà un prospetto analitico grazie alle loro statistiche, vi dicono di giorno in giorno quello che state seminando. Dopo un anno potete svincolarvi, se vi svincolate prima pagate una penale naturalmente. Poi, naturalmente, come tutte le partnership, sia su YouTube che non, vi danno un minimo di mano attraverso di audio, attraverso un posizionamento del video perché ve lo carico in altri canali e vi danno la possibilità leggermente di innalzare il gradino di posizione quando vanno a mettere le parole sulla ricerca di YouTube o di Google, perché avete, diciamo, una partnership. Anche se minore rispetto a YouTube. Questo va bene, però vi pagano, diciamo, in sostanza per la visualizzazione. Se non siete nessuno, sappiate logicamente che ci sono altre regole, insomma, per quale motivo si rende popolare un video e rende economico il video, ok? Io vi ho detto alcune cose, le altre ve le dirò al prossimo video. Queste sono le scelte, insomma. Secondo me, diciamo, se volete avere la partnership, se siete sotto le 10.000 visualizzazioni e non pensate di arrivarci, YouTube non è il caso vostro, perché vi chiama lui e lui vi chiama solo con quella premessa lì, minimo, ok? Se no vi dovete fidelizzare un vostro amico che ce l'ha già con YouTube e mettere i video con lui. Oppure andare su Social Blade, oppure se siete ancora più lumache, logicamente con nessuno, e se oppure fate le visualizzazioni a livello numerico tra queste tre posizioni, non me ne frega niente, continuate a fare quello che fate. Se volete sapere come raggiungere un traguardo attraverso le visualizzazioni moltiplicandole, andate a vedere il mio prossimo video che ve le racconterò. Ok, ragazzi? E veramente, arrivederci, ragazzi, sempre su YouTube.